Allora, il caffè non zuccherato, grazie. Come dici? Non sento la cuffia, scemo. Ah, scusate, radioamatori. Mi fanno gli scherzi in questa radio. Non mi hanno sfumato la base neanche questa volta. Dopo lo spazio riservato ai nostri sponsor, amici sponsor che devo sempre ringraziare enormemente, gli ultimi 10-5 minuti della nostra trasmissione. Qui ho Porco Disco, ospitata da Radioterapia Frequenza 666.6. Questa nostra trasmissione dedicata ai nuove tendenze musicali dell'underground romano. Bene, finalmente vi posso parlare, da 3 settimane che vorrei farlo, del nuovo disco dei Van der Graaf Generator. Si chiama Present, e in realtà è del 2005, vede la formazione originale con Peter M. Ho capito, Alfio, mi stai sfasciando l'auricolare con questa manuna. Dammi il pacco, è arrivato un pacco, scusate che sta radio è ancora un po' artigianale. Devo licenziare tutti. Allora, ci è arrivato un pacco con un biglietto, ve lo leggo in diretta. No. Le mie pupille non riescono a leggere questo foglio di carta. Vi ricordate, Tony Express mi ha scritto, mi ha mandato un pacco, quello che insieme a un altro figuro di cui non mi ricordo il nome suonava una specie di poppaccio all'italiana, non so se vi ricordate, è venuto 2 settimane fa in trasmissione. Insomma, mi ha mandato il suo pezzo integrale pregandomi, scusate, sono dislessico come al solito, di metterlo on air. Va bene, allora noi diamo una seconda chance a tutti, siamo buoni come l'UNICEF, siamo l'UNICEF della musica, mi piace definirmi così. Allora, visto che sono buono gambiano, dai Alfio, fammi sentire questo pezzo, a te il CD, grazie. La mia vita in tangenziale, non pensare che sia banale, milioni di vite che sfilano mentre si allineano. La mia vita in tangenziale, ne approfitto, leggo il giornale, quel sorriso dietro un vetro, adesso il mondo sembra meno tetro. So che mi sorpasserà Mauro, non lui può farlo perché è un centauro. Gli dimostro il mio rispetto, guarda, chiudo anche lo specchietto, mentre vorrei essere già a casa, la strada sempre più si intasa. Ma va bene, questo è normale, che la mia vita è tangenziale.
Bene ragazzi, devo dire che questa volta la vita musicale mi ha sorpreso ancora una volta. Vi ricordate il mio sbrocco? Perché questo artista, che io consideravo uno pseudo artista, mi aveva fatto consegnare ai miei orecchi una musica poppaccia all'italiano. Devo dire che questa volta aveva ragione lui. Il pezzo mi ha garbato, non so a voi, ma mi ha garbato. Arturo dice che è ok, l'uomo della musica underground dice che è ok, un bel pezzo, mi ha colpito molto queste atmosfere di pianoforte dopo il testo che introducono il caos. Ma visto che Tony è stato scaltro a lasciarmi nel suo pizzino anche il suo numero di telefono, prego Alfio detto Arfione Cinque Panze, per il suo stomaco dilatato. Mi occupa tre bani di tutta questa stanza, vi dico solo questo. Comunque, Arfio, chiamami l'artista, grazie. Pronto, parlo con Tony? Con Tony Express? Pronto? Tony? Un attimo solo, sta finendo. Rimetta la firma. Tony? Un attimo. Sei on air, Tony. Ah. Non mi fare fare figure di merda, grazie. Ma chi parla? Sono Arturo DJ da Porco Disco, Radioterapia. Ah, ciao, ma che, avete ricevuto il CD? Sì, grazie. Sai che a me chiamano, sono l'ONU della musica, il casco blu della musica, che do una chance a tutti. E quindi anche se l'ultima volta sei venuto in trasmissione mi avevi fatto cagare, scusate, si può dire cagare per il codice etico, ho messo il tuo pezzo integrale. Sì. E devo dire che questa volta mi hai stupito, ragazzo. Ah, mi è piaciuto molto. Ma contento. Davvero delle ottime idee. Volevo chiederti, ho trovato una sfumatura di New Wave in quel pianoforte dopo il testo. Mi sbaglio? Parla ragazzo, parla. Grazie per la firma qui. No, Tessati, ma no, ti ringrazio di questi complimenti. Sì, effettivamente quando sono venuto a presentare il mio progetto, il mio pezzo, il mio gruppo, praticamente sì, le idee ancora non c'erano, non erano così, diciamo, scritte come sulla pietra. Ma ascoltando anche i tuoi suggerimenti, ho voluto dare io una direzione al pezzo che forse era anche inaspettata. Però devo dire che... Sì, mettimi la firma qua, grazie, arrivederci. Devo dire che comunque l'effetto finale è piaciuto anche a me, sono contento se è piaciuto anche a te, insomma sono contento se piace pure ai tuoi ascoltatori. Bene, però, ma stai lavorando perché sento rumori strani. Sì, sto a fare i consigli. Va bene, allora senti, io ti invito, innanzitutto a fra due settimane al Parco degli Acquedotti, a questo contest, te l'avevo già detto. E poi se vuoi la prossima settimana, tanto chi c'è la prossima settimana? Oddio no, lo sai Arfio che a me il rap mi fa cagare, io come politica voglio il rap, non lo voglio, cancella subito quegli stronzi, scusatemi, e viene Tony Express a parlarmi della sua musica. Ti ringrazio. Vieni? Vengo, mi dispiace per il componente, però... Ma il rap non lo voglio. Voglio farti un'ultima domanda perché sono curioso. Senti, ma come sei riuscito ad armonizzare questo pezzo di pianoforte New Wave con poi il caos metropolitano dato appunto dalla lezione di Stockhausen attraverso insomma questo campionamento di Klaxon? Ma una mossa veramente geniale. Diciamo che mi sono lasciato trasportare dal flusso della tangenziale, vero, che mi scorreva dentro le vene come se fosse una linfa vitale, e attraverso questo... Diciamo che attraverso questa onda che mi ha attraversato, che mi ha travolto, sono riuscito a tirare fuori questo tipo di sonorità. Ma chi ha, qualcun altro ha, come posso dire, influenzato il tuo percorso musicale, qualche tuo collaboratore, come si chiama quello che è divenuto quello strano con le corde vocali modificate? No, tu parli di Orazio, no? Sì, Orazio Coclite, sì. No, Orazio, c'entra niente, ho fatto tutto io. Va bene, allora alla prossima. A martedì prossimo verrai. Puntuale, Ok. Va bene, portami anche tutto il materiale che vuoi.
Sì, va bene. Grazie, grazie. Buon padre, devo fare un segno, ne so. Vabbè, me ne frega un cazzo, scusate, quello che devi fare. Chiudete la trasmissione. Benissimo. Bene, allora possiamo chiudere la trasmissione. Scusate, mi dicono che c'è un'altra telefonata. Madonna mia, oggi non posso andare a casa a curare il mio cane. Va bene, dai, passamela. Sì, sono Arturo DJ, chi è in linea? Pronto? Sono Orazio. Chi? Orazio! Chi? Amico di Tony Express. Cioè, ex amico di Tony Express. Fabrizio, non ti conosco. Orazio, dai! Sono venuto in trasmissione 2 settimane fa. Che cosa vuoi da me, Orazio? Un autografo? Appena ho sentito la conversazione telefonica che hai avuto con quell'infame di Tony Express. Beh, devo dire che mi ha dato abbastanza fastidio, le cose che si sono dette. Ah, ho capito, tu sei il suo ex collaboratore, dimmi. Io so quello che ha trasformato quella specie di pezzo pseudo Ligabue in un pezzo che secondo me merita adesso, grazie alle mie manine, hai capito? Mi tocca sentire che il pezzo è suo, che il merito è suo, il mio progetto, il mio pezzo, il mio arrangiamento. Oh, ma quello è mio. Oh, al tempo queste cose dillo a lui. Noi non siamo una camera per gente che si vuole divorziare e litigare. Scusatemi, ma non capisco che cosa vuoi da me, dimmelo. Ma quello che ti voglio dire è che non è che inviti lui in trasmissione quando poi la cosa che è piaciuta a te è praticamente è quello che ho fatto io, perché ricordate che quando stava in trasmissione, venuto in trasmissione col pezzo suo, a te ti ha fatto cagare, ti ha fatto schifo, e mo quello che ti piace è il pezzo mio, quando è in trasmissione non è sentito a me, non lui, hai capito? Allora, calma, perché, va bene, calma, va bene, Alfio, ma il nome è più profetico, porco disco, anche questa puntata è andata a puttane. Sfuma tutto, ce ne andiamo, fallo parlare, questo è da manicomio. A martedì prossimo, cari radioamatori, grazie. Oh, questo è un messaggio per Tony Express. A Tony Express, guarda che sotto abiti. Sotto parcheggio il motorino, capito? Ma io te scoffio il rotto del motorino, se scoffio, Te stacco la pippetta da candela, io te stacco, Te metto zucchero nel serbatoio, te metto, Ma non so, siamo capiti. Ma mica finisce qui, A Tony Express. Oh, c'è da fare una consegna, sì. Me devi consegnare sto vaffa. Oh, e quando ci posso? Oh, che cavolo! Mamma mia, oh! Ma che fa un diretta? Ah, fa un diretta? Ah, non avevo capito!